Migliorare l'offerta turistica a Caltagirone nel Calatino attraverso la compilazione, peraltro anonima, di un questionario. Questa è l'iniziativa promossa da Jessica Montemagno, giovane studentessa di Caltagirone che nella sua tesi di laurea magistrale sta conducendo una ricerca sperimentale che riguarda l'impatto sul turismo, ricerca che è rivolta a cittadini e turisti. Nello specifico, lo studio riguarda il comportamento di consumo a fini turistici del territorio di Caltagirone e del Calatino, inteso come se fosse un marchio, perché è un territorio identificabile anche al di fuori dell'ambito regionale. Per far ciò sto somministrando il questionario che vedete nel link di seguito, che possono svolgere tutti i maggiorenni residenti a Caltagirone e nel Calatino. I dati verranno raccolti solo per fini statistici. Vediamo quali nello specifico sono i contenuti che si possono riscontrare sul questionario della studentessa. Ci sono dei contenuti riguardanti la percezione che hanno proprio riguardo la città, quindi come vedono Caltagirone, se è dinamica o statica e con che grado di intensità. E poi sulla fruizione della città stessa. Inoltre poi ci sono delle domande su come vedono il turismo, se è come un potenziale oppure no. Mediante la compilazione del questionario, come ribadito in forma anonima, si possono indirettamente lanciare proposte migliorative ai fini di accrescere l'appeal turistico a Caltagirone e nel Calatino. Si può capire se a livello di marketing territoriale c'è altro da fare oppure no, quindi se la percezione che hanno i residenti nei confronti del turismo è positiva oppure no, se non è positiva, quindi bisogna fare altro a livello di marketing territoriale e di consumo turistico. Quali potrebbero essere le iniziative per rilanciare il comparto del turismo a Caltagirone? Avere più fiducia sicuramente siamo noi stessi che siamo in parte responsabili del turismo.